L'attaccante della Roma Paulo Dybala e la talentuosa Oriana Sabatin si sono sposati il 20 luglio 2024. Nella splendida cornice della capitale argentina, i due si sono uniti in matrimonio davanti a 300 selezionatissimi invitati. La coppia, che vive a Roma da 5 anni, ha deciso di celebrare il loro amore nella città natale di Oriana. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Ma chi è Oriana Sabatini? Nata il 19 aprile 1996 a Buenos Aires, Oriana Sabatini è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo latinoamericano. Alta 1,72 m, proviene da una famiglia celebre. I suoi genitori sono attori e sua zia è la famosa tennista Gabriela Sabatini. Oriana ha affrontato sfide personali importanti, tra cui una lotta contro l'anoressia, che ha condiviso pubblicamente per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale. Si è dichiarata bisessuale, affermando con orgoglio: «Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi». Inoltre, ha rivelato di praticare autoerotismo quando Paolo è in ritiro con la Roma. Un'altra passione singolare è la tanatoprassi, una pratica che rallenta la decomposizione dei cadaveri, dimostrando il suo interesse per temi inusuali e profondi. Oriana ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni come attrice nella soap opera uruguayana Por qué te quiero así. Da allora ha recitato in diverse serie TV argentine e ha partecipato allo show Tu cara me suena dos. Nel 2018 ha recitato nel film Perdida. Come cantante ha aperto i concerti di artisti internazionali come Coldplay e Ariana Grande e ha condiviso il palco con i Red Hot Chili Peppers durante il festival Lollapalooza in Argentina. L'anno scorso ha collaborato con il rapper italiano Boro Boro nel brano Coco Chanel. Tra i suoi singoli più noti ci sono Cin Cin, Perro, Error e Sola. Paolo e Oriana hanno chiesto agli invitati di non portare smartphone, desiderando un evento intimo e riservato. Oriana ha temporaneamente messo in pausa la sua carriera per supportare Paolo, dimostrando il forte legame che li unisce. Buenos Aires ha celebrato l'amore di questa coppia straordinaria, unendo due mondi diversi ma complementari. E tu metteresti in pausa la tua carriera lavorativa per amore? Commenta qui sotto e metti like.